chiamerei qui sul palco una seconda grande amica che mi ha accompagnato in questo percorso delle elezioni amministrative, ma anche prima in tutta una serie di battaglie. Quindi vi chiedo di salutare con un applauso Francesca Guidi. Francesca, a questo punto vi ospito nel divanetto che abbiamo inaugurato con Filippo. Sì, mi sento molto, cioè un po' Bruno Vespa in questa situazione delle domande. Non lo dico perché sennò Francesco Malferrari fa partire la musichetta di Porta a Porta e non è il caso. Però Francesca, volevo riprendere con te una cosa che veniva detta da Filippo, e qui io sono molto convinto. Facciamo una campagna elettorale qui a Bologna. Però è chiaro che quello che stiamo facendo non può essere scollegato con quello che viene fatto a Roma in questo momento, con un segnale, un messaggio di forza, di rinnovamento anche della classe politica, cioè, e di tutte le normative che vengono adottate grazie al lavoro dei parlamentari. Ecco, come facciamo a rendere Bologna protagonista del cambiamento in Italia e anche a Roma? Come facciamo a creare questo collegamento sempre più diretto, sempre più forte, in modo che questa città possa davvero avere il posto che merita in Italia e in Europa? Ciao a tutti, è veramente bello essere qui con Marco per festeggiare innanzitutto un bellissimo lavoro di squadra che avete fatto tutti assieme. Vi ho seguito dal primo momento, abbiamo avuto tappe comuni, un laboratorio sull'università e la città che appunto, a proposito di cambiamento che può partire anche da Bologna e arrivare a Roma, credo che sia uno degli esempi praticati da Marco. Quindi una bella politica, una nuova politica praticata proprio da Marco, che riesce sempre, tanto a cena quanto in occasioni di incontro, a mettere insieme competenze, eccellenze che partono e che ci sono nella nostra città e possono davvero dare un contributo concreto anche nell'elaborazione delle politiche nazionali. Ma come tenere assieme? Le cose si tengono assieme se anche a Bologna siamo capaci di mettere in campo una nuova generazione che sa vivere la politica con entusiasmo, cosa che ha dimostrato Marco, che sa essere coinvolgente e che è capace di un pensiero nuovo. Lo vedete qui dietro il tabellone dei tanti incontri che ha promosso Marco insieme all'ABDEM. Sono tante davvero occasioni di elaborazione di un pensiero nuovo che servono alla nostra città, ma che servono anche alla politica nazionale. Noi siamo orgogliosi della nostra storia, dell'essere città aperta, dell'essere città solidale, ma abbiamo bisogno però di far continuare a camminare questo cambiamento, e questo cambiamento ha bisogno di nuova linfa e di nuovo entusiasmo. Io credo che Marco al Partito Democratico di Bologna abbia portato esattamente questo. Non è un caso se l'ho sostenuto anche in altre battaglie prima all'interno del partito, e io credo che anche quella cena sia stato di Marco con Francesco, che hanno cenato assieme, hanno discusso assieme di politica, dando anche il segno di persone che con idee a volte ovviamente all'interno della stessa comunità, a volte diverse, sanno lavorare assieme. Credo che sia davvero un bel esempio di buona e di bella politica che avete dato a tutti quanti, quindi grazie davvero di cuore. Grazie Francesca, anche perché è vero, cioè, ci siamo presi un impegno con Francesco che era quello di dire che un sindaco non lo giudica un gruppo dirigente al primo mandato, ma lo giudicano gli elettori, e quindi abbiamo dato la dimostrazione che un po' l'errore del 99 noi non lo volevamo ripetere, anche perché se c'è una cosa che è sempre stata chiara nella storia è che quando la sinistra si presenta divisa perde, quando è unita è molto più forte. Quindi il senso della cena, il senso di quello che stiamo facendo va proprio in questa direzione.
Approfitto anche di averti qui per un tema che so essere molto caro a te, che è quello della cultura e quello della creatività, della conoscenza, del cinema. Tu hai fatto un bellissimo incontro qui con il ministro Dario Franceschini. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare su questo piano, da questo punto di vista, visto che so che anche in sala ci sono degli esperti di cinema, ci sono degli appassionati di cultura. Ecco, come fare a rendere Bologna una città sempre più all'avanguardia anche dal punto di vista della cultura e della conoscenza? Il governo nazionale, il ministro Franceschini in particolare, stanno davvero compiendo una rivoluzione copernicana. Siamo passati dallo slogan terribile di Tremonti, con la cultura non si mangia, a uno straordinario investimento in cultura. E io credo sia stato anche molto bello ed importante il messaggio che ha voluto dare Matteo Renzi durante l'approvazione della legge di stabilità, i terribili fatti di Parigi. Due giorni dopo il Presidente del Consiglio ha annunciato che se noi davvero vogliamo combattere il fondamentalismo, vogliamo invece creare nelle nostre periferie non delle sacche di emarginazione sociale, ma davvero far crescere nuove generazioni anche di cittadini immigrati, includendoli, dobbiamo investire in due cose: educazione, istruzione e cultura. Ed è questo quel miliardo in più che il governo ha stanziato proprio per creare quei legami. Qui a Bologna abbiamo dato ancora una volta un bellissimo esempio, una straordinaria capacità di collaborazione tra pubblico e privato. Il MAST della Seragnoli, la Fondazione Golinelli investono in cultura e conoscenza proprio nelle periferie della nostra città. Sono dei grandi laboratori di futuro ed è su questo che finalmente, grazie a questo governo, potremo avere nuove occasioni di investimento. Sul cinema, lo sapete, questa città ha un'eccellenza che è la Cineteca, e io sono molto felice della collaborazione che, grazie anche a quell'occasione di visita del ministro Franceschini al laboratorio di restauro, che è un'eccellenza mondiale, potremo finalmente riconoscere a livello nazionale, grazie a quel disegno di legge che abbiamo in commissione al Senato, e dove Cineteca e investimenti troveranno davvero spazio anche attraverso alcuni emendamenti. Quindi una grande attenzione del governo nazionale alla nostra città, che è stata città europea della cultura, ma che continua ad essere la città che ha la più vasta rete di biblioteche, di musei, di teatri. Siamo una città viva, dobbiamo, non mi ricordo se lo dicevi tu o uno dei tuoi dei ragazzi che hanno cucinato alle tue cene, è importante continuare a dire a tutti i cittadini, ai ragazzi e alle ragazze: scendete giù da casa, venite per strada, visitate i musei, visitate le straordinarie opportunità che offre la nostra città. L'ultima cosa, e poi non vi tedio più, a me ha molto colpito un momento della campagna elettorale di Marco, che è stata la scarrozzata di Bologna, anche quello un grande esempio di partecipazione, in cui Marco, insieme agli straordinari promotori di questa bellissima iniziativa, hanno invitato le persone a mettersi nei panni di chi ogni giorno deve combattere contro le barriere architettoniche. Ecco, credo che ci sia molto da fare, che c'è da fare a livello locale, ma anche lì c'è da fare a livello nazionale. Allora, questo gioco di squadra continuiamolo a fare assieme. A Marco, a tutto il PD, a Virginio Merola, e l'appuntamento è per la festa finale, ovviamente non posso mancare. Grazie Francesca, anche perché
tu parlavi di una delle cose che abbiamo fatto in campagna elettorale e che facciamo da sempre, quindi cerchiamo da sempre di fare questa operazione per cui cerchiamo di dire che la cultura debba essere praticata anche dalla politica ogni giorno, che fare politica non significa solo spingere qualcuno a ottenere un po' di consenso, ma soprattutto sollevare qualcosa, sollevare il pensiero, cercare di fare davvero cultura attraverso la politica. E